C'è un caro saluto da Mario Giuliacci. Bene, l'ondata di fresco, diciamo più che di caldo, finalmente è arrivata, perché negli ultimi 3 o 4 giorni la temperatura è scesa prima al nord e poi al centro. Oggi, mercoledì 18 agosto, è scesa anche al sud. È scesa negli ultimi 3 giorni di 6 o 7 gradi su quasi tutto il centro nord, tra 9 e 11 gradi sulla regione meridionale e sulle isole maggiori. Oggi, mercoledì 18 di agosto, le temperature massime hanno raggiunto 30-32 gradi solo sul 30% delle località dell'Italia, sul restante 70% temperature sotto 30 gradi. Insomma, è evidente che la rinfrescata c'è stata. Cosa capiterà adesso? Bene, adesso fino a sabato avremo temperature sì in lento rialzo, ma gradevole. Non vedremo più i 34-35 gradi, tantomeno i 37-40 gradi. Ma attenzione, perché da domenica 22 partirà di nuovo un'altra ondata di caldo africano che durerà sul nord Italia fino al 23, sulle regioni centrali fino al 24, su quelle meridionali fino al 26 circa di agosto. Sarà però un'ondata di caldo molto più modesta di quella che già abbiamo vissuto in questa lunga ondata dal 20 di luglio fino a martedì, appunto, 17 agosto, un'ondata di caldo molto meno intensa, che al più farà schizzare le temperature intorno a valore fino a 34-35, forse 36 gradi sull'Emilia, sulla Toscana, Umbria, Lazio, regione meridionale e interno dell'isola maggiore. Per di più, alla fine di questa ondata di caldo ricompariranno ovviamente le fresche correnti atlantiche, le quali il 24 di agosto porteranno rovesce temporali sul nord Italia, il 25 rovesce temporale in grande quantità su tutto il centro nord dell'Italia, il 26 rovesce temporale sulla regione di nord-est e su tutto il centro-sud, anche se al sud in forma, diciamo, sparsa e non diffusa. Insomma, non solo rinfrescherà, ma arriveranno almeno per il centro-nord le tanto attese piogge.